L'estate si avvicina a piccoli passi e dopo il forfè dello scorso anno, molte manifestazioni sportive si accingono a tornare in calendario. Tra queste il Giro delle Creste Mountain Race del Monte Guglielmo, che domenica 11 luglio tornerà a far capolino sui Monti di Pisogna per quella che sarà la sua 14ª edizione. Si tratta di un anello di quasi 20 km condito da 1300 metri di dislivello con partenza e arrivo nella frazione di Grignaghe. L'appuntamento che nel corso degli anni si è confermato uno dei più apprezzati tra i runners all'interno del circuito lombardo, nel 2019 aveva visto il successo di Marco Zanoni e Stefania Cotti Cottini con tanto di record polverizzato in entrambi i casi. Svariati punti di forza della manifestazione curata dalla sapiente regia dello staff del Giro facente capo al CAI Pisogne. Innanzitutto un percorso ben segnalato, quasi interamente allestito, tra sterrato e sentieri per giungere ai tanti passaggi che pongono in risalto i tanti luoghi panoramici delle montagne a Sebina, la vista a mozzafiato sul lago d'Iseo, sulla pianura e sulle prealpi bresciane è assolutamente garantita. La manifestazione, fiore all'occhiello dello sport pisognese, può contare sull'aiuto e la collaborazione di decine di volontari delle associazioni del paese. Le iscrizioni alla gara sono aperte sin dal 1 maggio scorso, tutte le informazioni sul sito girodellecreste.it e sulle pagine Facebook e Instagram dedicate.